Bene, eccoci qui, Mario Rusconi, presidente ANP Roma. Rusconi, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Rusconi, siamo al congresso nazionale del vostro sindacato dei presidi, il più rappresentativo. Si è parlato in questa prima giornata anche di insegnanti e dell'importanza della formazione. Perché ANP reputa fondamentale questo argomento? Ma secondo me, per avere esiti maggiori dei nostri studenti, soprattutto a livello europeo, soprattutto nelle materie tecnico-scientifiche in cui nelle scuole superiori chiaramente non brilliamo, dobbiamo pensare ad una formazione diversa degli insegnanti, al di là di come farli entrare in ruolo. La cosa importante è che ci sia una costante azione di formazione, di aggiornamento, ma nello stesso tempo che vada, diciamo così, oltre quelle che sono le tecniche attuali e per lo più diffuse di fare lezione, vale a dire cercare di superare la lezione frontale. Io ho visto appunto in Germania nel liceo Einstein come si fa una lezione interattiva, l'insegnante spiega, nello stesso tempo chiede ai ragazzi, quindi li sta interrogando, non consuma molto tempo per le interrogazioni a parte, e poi usa soprattutto la biblioteca digitale, vale a dire io devo parlare di un argomento di fisica, di latino, di matematica, ma anche nelle scuole primarie o nella scuola media devo poter accedere ad una biblioteca che mi metta a disposizione documenti, fotografie, filmati, possibilmente anche in inglese. Ecco, questo è il passo, diciamo, evolutivo che la scuola dovrebbe fare, che chiaramente non può essere lasciato solamente alla libera iniziativa del docente. Se il docente non ha, fino adesso, molti docenti non hanno capacità di grande incisione, non è una loro responsabilità, è il sistema che deve metterli in condizione di poter essere sempre più attivi, sempre più performanti, come si dice ora. Allora, pochi giorni fa, Rusconi, si è svolta didatta, c'è stata un'ondata a Firenze di docenti e dirigenti veramente imponente, che ha appunto visitato gli stand e ha partecipato ai tanti diversi corsi di aggiornamento. C'è tanto interesse per le nuove tecnologie, per anche l'intelligenza artificiale. Effettivamente queste tecnologie è il momento che vadano governate. Cosa potrebbe fare il Ministero per agevolare questo processo? Non è solamente un fatto tecnico, perché io penso che gli insegnanti italiani in grande maggioranza sono disponibili ad essere formati per le tecnologie, chiamiamole così, del futuro. C'è bisogno però di un'azione concertata, ampia, che parta dalle singole scuole, partendo anche dalle necessità che abbiano gli stessi insegnanti. Le risorse ci sono, vanno meglio organizzate soprattutto a livello territoriale, facendo in modo di implementare tutti quei contributi che possono derivare dalle singole scuole, anche facendo intervenire come formatori gli stessi insegnanti. La formazione deve essere naturalmente interattiva, l'insegnante deve poter partecipare, non semplicemente essere un vaso da riempire, come direbbe qualcuno. Per fare questo però c'è necessità di un approccio diverso, soprattutto che tenga conto poi anche di un fatto, che alla fine della formazione bisognerebbe andare a verificare gli effetti sugli insegnanti. Non dico di fare poi una gradatoria o mettere dei punteggi, ma verificare che cosa effettivamente sia stato imparato dal singolo insegnante. Cioè gli insegnanti devono essere messi in condizione di migliorare la loro formazione. Normalmente lo fanno anche la maggior parte di loro, ma lo fanno singolarmente. Ora, secondo me, una democrazia non si può basare solamente sul volontariato del singolo, deve essere organizzato a livello generalizzato. Un'ultima battuta, Rusconi, da un punto di vista contrattuale è prevista la formazione al di fuori delle 40 ore diciamo supplementari alla didattica, però questo deve avvenire attraverso dei finanziamenti, quindi ciò presuppone, secondo lei, anche che vi siano dei finanziamenti ad hoc, mi sembra di capire. Sì, ci devono essere finanziamenti, diciamo così, maggiori, ma io andrei anche oltre, penserei per esempio all'anno sabbatico per gli insegnanti, a uno scambio di insegnanti anche con scuole straniere. Cioè dobbiamo darci veramente un passo europeo, un passo molto più ampio, cioè uscire dalla condizione di impiegato in cui purtroppo per troppi anni è stato tenuto l'insegnante, per passare ad un professionista creativo, lungimirante, che abbia voglia veramente di migliorare con i propri studenti l'assetto formativo della scuola italiana. Bene, grazie Mario Rusconi, ANP Roma. Grazie a voi.